Allora, quest'oggi vi parlo di osteoporosi, quella che viene comunemente definita come una pandemia silenziosa. Pandemia perché oggigiorno sempre più soggetti sono colpiti da questa patologia e silenziosa perché di fatto inizialmente non dà alcun segno e sintomo. I sintomi insorgono solo quando insorge la più temuta complicanza dell'osteoporosi, cioè la frattura da fragilità. Quando parliamo di osteoporosi parliamo di una patologia sistemica che coinvolge l'intero apparato scheletrico e caratterizzata da un duplice evento. Uno, la perdita della densità minerale dell'osso, quindi l'intera massa ossea, e l'altra è da cambiamenti strutturali di tipo qualitativo dello scheletro. Questi due fenomeni non fanno altro che determinare un aumentato rischio di frattura e un aumentato rischio quindi di insorgenza di fratture da fragilità. Si distinguono tipicamente due forme di osteoporosi, una è quella primitiva, che è sostanzialmente quella postmenopausale. E l'altra invece di tipo secondario. Secondario di solito o ha delle patologie sistemiche preesistenti o altrimenti all'utilizzo di farmaci che interferiscono con il metabolismo del calcio e della vitamina D. Da un punto di vista epidemiologico, si tratta di, in generale, di una patologia la cui prevalenza è sottostimata rispetto alla realtà. Uno dei principali studi condotti sul nostro territorio, sul territorio nazionale, è lo studio ESOPO, svolto nel 2001, quindi direi oggi un pochino datato. In ogni caso sono stati analizzati i dati di 16.000 pazienti e quello che è venuto fuori è che la prevalenza è all'incirca del 23% nelle donne di età comprese tra i 40 e i 70 anni e quasi il 50% nelle donne con un'età superiore ai 70 anni. Se poi invece andiamo ad analizzare i dati un po' più recenti dei registri ISTAT, compresi tra il 2001 e il 2016, vedremo che sicuramente il sesso femminile è il sesso più colpito da questa patologia, addirittura con un rapporto donna-uomo di 7 a 1. Si tratta inoltre, come accennavamo inizialmente, di una patologia pandemica, che vuol dire che presenta un trend in crescita, probabilmente dovuto al fatto che in crescita è anche l'età media della popolazione generale e che forse sempre più donne si sottopongono precocemente allo screening per l'osteoporosi e tale patologia è sicuramente in maggiore crescita nel sesso femminile rispetto a quello maschile. Ma qual è il fenomeno che è alla base di tale malattia? Dobbiamo pensare al tessuto osseo non come un organo, diciamo, statico e in cui non avvengono delle modificazioni nel tempo, dei mutamenti. Al contrario, si tratta di un tessuto in cui costantemente avviene un fenomeno definito remodeling, remodeling in cui c'è una sorta di equilibrio tra l'apposizione, quindi la neoformazione ossea, e invece il riassorbimento osseo. La neoformazione ossea è tipicamente svolta da un particolare tipo di cellule che è contenuto nel tessuto osseo e che viene definito osteoblasta, mentre invece l'osteoclasta è quello che è deputato al riassorbimento osseo. Lì dove prevale l'attività osteoclastica è tipicamente un osso che tenderà ad essere più fragile, in cui prevale il riassorbimento osseo rispetto alla neoformazione e che quindi andrà incontro ad osteoporosi e ad un aumentato rischio di fratture. Quali sono i fattori di rischio per tale patologia? Sicuramente l'età, quindi man mano che andiamo avanti con l'età, il nostro apparato scheletrico risentirà dell'invecchiamento. Le pregresse fratture, spesso come quelle vertebrali, sono delle fratture misconosciute e pertanto dobbiamo ricordarci che frattura chiama frattura e spesso si pone diagnosi di fratture vertebrali solo quando queste diventano un numero cospicuo.
La familiarità, in particolare, ci riferiamo a tutte quelle fratture di femore che sono insorte nei familiari di primo grado, soprattutto se insorte prima dei 75 anni. Inoltre, le comorbidità sono decine e decine le patologie che predispongono all'insorgenza di osteoporosi. In questa slide ho voluto riportare, vista l'occasione, soprattutto quelle che sono le malattie reumatiche, che determinano un aumentato rischio di insorgenza di osteoporosi. Le terapie farmacologiche, e qui vedete in questa vignetta le classi farmacologiche che più di tutti sono coinvolte e che interferiscono con l'equilibrio tra osteoblasti e osteoclasti all'interno del tessuto osseo. In primis i glucocorticoidi che vanno ad inibire la neoformazione ossea, quindi inibiscono l'attività osteoblastica e al contrario stimolano quella osteoclastica che determina il riassorbimento dell'osteo. Gli inibitori delle aromatasi, se pensiamo a tutte le giovani donne che ne fanno uso quando vengono colpite da un tumore della mammella, o gli uomini che invece vengono sottoposti a delle terapie ormonali, ad esempio nel tumore della prostata. Gli inibitori del reuptake della serotonina, gli anticonvulsivanti, entrambi interferiscono con quello che è il metabolismo della vitamina D e vedete tutti gli altri farmaci coinvolti. E infine la densità minerale ossea. La densità minerale ossea che è un fattore indipendente nel rischio di osteoporosi e di fratture da fragilità. Ma come viene indagata? Quest'ultima viene indagata con la densitometria ossea. Chiunque ha fatto una cosiddetta MOC si sarà trovato di fronte a questo tipo di reperto. Si tratta di andare ad indagare proprio quella che è la densità minerale dell'osso, che appunto rappresenta più del 90% del tessuto osseo, che è formato proprio da idrossiapatite di calcio, e vedete che si troverà di fronte a questi reperti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che un T-score compreso tra meno 1 e meno 2,5, sia a livello o a livello del collo femorale, dell'intero femore, piuttosto che a livello del rachide lombare, è già diagnostico di osteopenia. E diversamente, un T-score inferiore a meno 2,5 sarà diagnostico di osteoporosi. Se poi associamo a tale T-score una frattura da fragilità ossea, allora lì ci troviamo di fronte ad un'osteoporosi severa. Ma quando è utile fare questo esame? Quando è utile andare ad indagare la densità minerale dell'osso? In tutte le donne che presentano almeno un fattore di rischio maggiore, quindi o una pregressa frattura, se insorta soprattutto in seguito ad un minimo trauma o spontaneamente, lì dove è presente una storia familiare di fratture, diciamo, precoci, insorte prima dei 75 anni, lì dove c'è una menopausa precoce prima dei 45 anni, o dove ci sono qualsiasi causa che determini una malnutrizione o una paziente sottopeso, o dove ci sono delle patologie che necessitano di terapie steroidee prolungate nel tempo, in particolare già diciamo se superiori ai 3 mesi. Altre condizioni in cui potrebbe essere utile andare ad effettuare una densitometria ossea è nelle donne in menopausa che presentino almeno tre dei fattori di rischio minori, quindi un'età superiore a 65 anni, una familiarità per un'osteoporosi severa, la scomparsa del ciclo mestruale per più di 6 mesi, e delle abitudini inadeguate e sbagliate, come un inadeguato introito di calcio giornaliero, oppure il fumo di sigaretta o un abuso di alcol. E quali sono le principali conseguenze dell'osteoporosi?
Le principali conseguenze, come abbiamo già visto, sono le fratture. Le fratture vertebrali sono tra quelle di distretti, insieme alle fratture di femore e del radio distale, che più comunemente insorgono nelle donne affette da osteoporosi. Le fratture vertebrali non sempre vengono immediatamente riconosciute, purtroppo troppo spesso e comunemente un mal di schiena viene sottovalutato, viene piuttosto scambiato con una lombosciatalgia o con altre condizioni che comunemente che comunemente danno appunto questo tipo di dolore a livello lombare, e talvolta invece si tratta di minimi di fratture, diciamo, vertebrali che non vengono diagnosticate immediatamente. A volte può essere utile effettuare un RX della colonna dorsolombare con uno studio morfometrico in cui sostanzialmente viene chiesto al radiologo refertante di andare a misurare l'altezza delle singole vertebre e di fornire, grazie a un metodo semi-quantitativo o di Genant, quello che è il grado di frattura della vertebra lì dove è presente appunto un avvallamento solitamente della limitante superiore. Può essere utile per riconoscere delle fratture vertebrali anche una TAC, o altrimenti una risonanza della colonna vertebrale diventa utile per datare l'insorgenza della frattura. Che di solito è presente un edema osseo quando la frattura è di recente insorgenza, mentre invece quando è assente si tratta di una frattura vertebrale datata. Le fratture vertebrali sono delle fratture che possono da un lato essere misconosciute perché il sintomo passa. Può essere in alcuni casi sfumato e quindi non dare una sintomatologia dolorosa tale da poterla riconoscere immediatamente. Ma è vero anche che, come ci siamo già detti, frattura chiama frattura, quindi se la prima frattura vertebrale non viene adeguatamente riconosciuta, noi ci accorgeremo della patologia solo quando più fratture si sono susseguite in un unico soggetto, e lì chiaramente quella diventa una condizione particolarmente invalidante. Abbiamo un grosso peggioramento delle cifosi dorsali, una riduzione dell'altezza del soggetto proprio per i crolli multipli della colonna di solito dorso-lombare. Simile e sicuramente però più drammatica è la situazione delle fratture femorali. Queste richiedono quasi sempre, anzi nella quasi totalità dei casi, un'ospedalizzazione. Purtroppo nel 20-25% dei casi il soggetto può andare incontro anche a morte, e nel 30-40% dei casi il soggetto che va incontro a frattura di femore è un soggetto che non riprenderà totalmente l'autonomia che aveva prima dell'incidente. E si tratta di una di quelle patologie con degli altissimi costi da un punto di vista sanitario e proprio di utilizzo delle risorse sanitarie, non tanto per l'evento in acuto, quanto poi per l'assistenzialismo che questi soggetti richiedono nelle fasi successive all'intervento e all'evento acuto. Qual è il ruolo principale di chi si occupa di osteoporosi? Indipendentemente dalla specializzazione del medico che abbiamo di fronte, che può essere un geriatra, un internista, un reumatologo, un endocrinologo, sicuramente il ruolo principale è quello di fare una valutazione integrata del rischio di frattura del soggetto che si ha di fronte, del paziente, che preveda quindi non solo
la diagnostica per immagine o la mera lettura, la semplice lettura appunto di una densitometria ossea, ma che vada a fare una valutazione più ampia tenendo conto dell'esame obiettivo, quindi della riduzione d'altezza, come ci siamo detti, oppure della presenza di quella che viene definita appunto una gobba dorsale. La presenza dei fattori di rischio, se questi fattori di rischio possono essere più o meno eliminabili come fattori ambientali, penso al fumo di sigaretta o all'abuso alcolico, la storia personale, cioè se ci sono delle patologie concomitanti o delle terapie che in qualche modo possono essere modulate per ridurre il rischio fratturativo e ovviamente un'anamnesi familiare ben fatta. Una volta individuato il rischio fratturativo, assolutamente quello che va fatto e va fatto già durante lo sviluppo del soggetto, quindi durante l'età evolutiva, è un'azione preventiva. Questo andrebbe fatto assolutamente in tutta la popolazione. Bisogna incentivare un'alimentazione bilanciata. Già dall'infanzia fino al termine della scuola secondaria e una regolare attività fisica, rimuovere tutti quei fattori di rischio ambientali come l'abuso alcolico, il fumo di sigaretta, elettronico e non. E a tal proposito voglio ricordare che decine di pubblicazioni scientifiche ormai ci dicono che il raggiungimento del picco di massa osseo è indispensabile per prevenire le fratture da fragilità durante l'età, diciamo, la terza e la quarta età, durante l'età dell'invecchiamento. E addirittura ogni 5% di picco di massa osseo aggiuntivo sicuramente riduce del 30% il rischio fratturativo di quel soggetto durante l'anzianità. E cosa fare invece lì dove una diagnosi di osteoporosi è già stata posta da un'equipe specializzata in tale patologia? Sicuramente uno stile di vita che preveda, lì dove è possibile, ovviamente un'attività fisica blanda, che sia anche una passeggiata di 30 minuti al giorno, meglio se all'aria aperta. All'aria aperta, magari durante una bella giornata, in cui sia possibile appunto un'esposizione solare che favorisce la sintesi di vitamina D. Un adeguato appunto introito di calcio con la dieta, di solito il fabbisogno giornaliero per un soggetto con più di 60 anni, sia maschio che femmina, è di circa 1200 mg al giorno, e poi un'adeguata aderenza alle terapie farmacologiche. Le terapie farmacologiche che devono essere delle terapie che personalizzate, che quindi tengono conto di quello che abbiamo detto, quindi di una valutazione integrata delle caratteristiche del soggetto, sia anamnestiche che personali che densitometriche, e che possono essere appunto i bifosfonati, il denosumab, che sono degli antiriassorbitivi, quindi vanno a inibire l'attività osteoclastica all'interno del tessuto osseo. Il frammento 1,34 del paratormone, anche detto teriparatide, oppure tutti i modulatori selettivi dei recettori estrogenici, oppure lì dove è presente ad esempio una menopausa precoce, potrebbe essere sufficiente anche una terapia sostitutiva con estroprogestinici. Sicuramente il trattamento deve essere, come anticipavo, personalizzato, deve essere diciamo tagliato e cucito sul soggetto che si ha di fronte, e questa deve essere sicuramente la principale attenzione, la principale accortezza di un'equipe specializzata in osteoporosi verso i pazienti che si hanno di fronte. Grazie.